E adesso è arrivato il momento del nostro approfondimento. Approfondimento un poco particolare quello che vi proponiamo questa sera, nel solco delle lezioni che alcuni professori del GSSI, il Gran Sasso Science Institute, stanno tenendo per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori che in questo momento purtroppo non possono frequentare le aule. È un modo per il GSSI di aprire le porte dei saperi appunto di questa importantissima istituzione culturale della città dell'Aquila, ma sono lezioni che rappresentano anche spunti di interesse per ciascuno di noi. Per esempio, domattina si parlerà della matematica di Google e di Netflix. Adesso tutti noi stiamo utilizzando, o molti di noi stanno utilizzando Netflix o altri strumenti per vedere appunto film e serie TV, in particolare nei giorni in cui siamo stati costretti a stare a casa, ma non solo. Tutti noi utilizziamo Google. Che cosa c'entra con la matematica? Lo chiediamo a Nicola Guglielmi, che è professore al GSSI, nonché coordinatore proprio dell'area matematica. Guglielmi, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi, grazie per l'invito, molto gradito naturalmente. Guglielmi, per chi come me in particolare ha fatto studi umanistici, la matematica ha sempre rappresentato qualcosa di difficile, una sorta di scoglio insormontabile e anche un po' lontano da quelli che possono essere gli interessi magari dei nostri giovani, delle ragazze e dei ragazzi in questo momento in quarantena. Invece la sfida che domani lei proporrà appunto agli studenti delle scuole superiori è quella proprio di far comprendere come la matematica poi c'entri e come anche per esempio con Google e Netflix, che l'abbiamo detto, noi stiamo tutti utilizzando in questo periodo. Sì, credo che lei abbia ragione, nel senso che la matematica da molti è considerata una disciplina un po' a sé stante, quindi un po' lontana dalla realtà. In realtà non è vero, nel senso che la matematica penetra, la matematica che noi chiamiamo applicata, penetra quasi in tutte le discipline. E a mio parere la matematica non appartiene solo ai matematici, la matematica appartiene un po' a tutti quelli che la usano, quindi fisici, medici, biologi, informatici, architetti, ingegneri, tutti quelli che ne fanno uso, e nei loro studi, nelle loro ricerche, molto spesso si dimostra uno strumento potentissimo. Adesso io domani mi concentrerò su Google, su Netflix, perché sicuramente sono molto conosciuti, e in particolare in questo periodo, però avrei potuto parlare di moltissime altre applicazioni in moltissimi altri campi. Ecco, questo è. Poi. Ecco, professor Guglielmi, Sì. facciamo finta che siamo già domani, che stiamo assistendo Sì. alla lezione appunto che lei terrà online per gli studenti delle scuole superiori d'Abruzzo, in particolare Sì. dell'Aquila. Che c'entra la matematica con Netflix? Beh, allora diciamo, lì c'entrano. Io mi concentrerò su un aspetto, che è quello dei sistemi di raccomandazione. Provo a spiegarglielo in termini molto semplici. Allora, un sistema di raccomandazione, un sistema che Netflix utilizza per pubblicizzare i film. Allora, Netflix dispone di una grandissima quantità di dati, circa 20.000 film e circa mezzo milione di clienti. Questi clienti esprimono dei giudizi sui film. E in particolare, io per esempio posso esprimere un giudizio su 20 film dei 20.000 che Netflix propone. E in base alla conoscenza quindi di pochissimi dati, dei miei 20, dei suoi 20 e di altri, Netflix deve fare delle previsioni sulla pubblicizzazione di film, deve indovinare se un film mi può piacere, quindi indirizzarmi verso questo film, tenendo conto che se me ne manda 20.000, io non andrò mai a guardare i trailer o i dettagli di questi 20.000, quindi ne deve selezionare alcuni. Questo si chiama sistema di raccomandazione. Allora, una decina di anni fa, Netflix rese pubblico un premio di 1 milione di dollari, quindi quasi 1 milione di euro, per chi fosse riuscito a migliorare del 10% il proprio sistema di raccomandazione, da cui quindi naturalmente sarebbero derivati proventi economici molto importanti. E i ricercatori accettarono questa sfida, studiarono il problema e trovarono una soluzione, quindi di miglioramento dell'algoritmo di Netflix. Quindi l'efficienza di Netflix nel proporre a noi tutti
una selezione accurata, una pubblicità mirata dei propri prodotti è un problema di matematica, nel senso che dietro, e domani questo lo racconterò, ci sta proprio un problema di matematica, cosiddetto di algebra lineare, che i matematici ancora oggi studiano, nel senso che pone ancora delle sfide importanti, quindi, come dire, non si tratta di un problema risolto e completato, si tratta sempre di migliorare, i dati aumentano, la velocità dei computer aumenta, quindi questo è un po' uno degli elementi. Ecco, professor Guglielmi, per capirci, e mi scusi se uso un Sì, linguaggio non no, propriamente tecnico, è lo mi stesso dica quello che meccanismo che vuole. sta dietro al fatto che spesso, quando poi magari cerchiamo un prodotto su Google, nei giorni che seguono, sui social, ma anche addirittura con delle email, siamo raggiunti da messaggi che sponsorizzano quella categoria di prodotti. Certamente, noi siamo studiati, noi siamo oggetto di desiderio delle grandi aziende e quindi capire i nostri gusti sulla base di pochissimi dati, perché è chiaro che rispetto all'immensità di prodotti che esistono, il giudizio di un singolo cliente, il giudizio di un singolo utente è minimo, c'è cioè una minima conoscenza. Però questo tipo di proiezione dei sistemi di raccomandazione è molto importante. Naturalmente poi, se vogliamo parlare un minuto di Google, Google ha un grandissimo vantaggio che sugli altri motori di ricerca. Quando noi mettiamo la ricerca di una parola chiave, che può essere un film o qualunque altra cosa, almeno per quello che è la mia esperienza, ma insomma credo che sia anche la sua, se poi me lo dirà lei, Google mette in ordine i siti internet, le pagine, mettendo per prime le pagine che sono più rilevanti, più importanti. È molto raro per me non trovare le risposte che cerco già nella prima pagina e dover andare magari molto in là o perdere molto tempo. E questo è un altro problema di matematica molto importante, molto profondo che Google risolve, che è il problema del page ranking, cioè dell'ordinamento delle pagine per importanza. Un problema che tra l'altro è molto rilevante perché lei consideri che il numero di pagine web in internet, nel mondo, è molto vicino ai 2 miliardi, quindi parliamo di una quantità enorme, una quantità smisurata. Dietro a questo c'è la matematica. Anche Guglielmi, ecco, questo è un problema di algebra lineare, cioè una particolare branca della matematica. la porto magari un po' lontano dai suoi più stretti argomenti, però quello che ci stiamo dicendo, noi abbiamo voluto anche sottolinearlo rispetto al fatto che domani c'è questa lezione al GSSI, perché in questo periodo di quarantena in particolare, ma non solo, ciascuno di noi ha passato moltissime ore in rete e appunto producendo anche tanti dati che poi sono stati immagazzinati e tramite formule matematiche hanno consentito appunto di targettizzare sempre di più l'offerta rispetto a noi che siamo sostanzialmente dei consumatori. Questo apre tutta una pagina etica sull'utilizzo appunto dei dati che in un qualche modo con un salto acrobatico ci riporta anche a tutta la discussione che c'è intorno alla cosiddetta app immuni, no? Al fatto che c'è la paura di poter essere in un qualche modo seguiti negli spostamenti, quando invece spesso noi già diamo tanti dati che poi appunto la matematica rielabora. Non c'è dubbio, guardi, sono d'accordo con lei, è una questione eticamente molto delicata. E in particolare gli algoritmi, la matematica, parlo della matematica in senso molto ampio, nel senso quella che utilizzano non solo i matematici, ma anche molte altre aree, la computer science, l'informatica, sono in grado da pochi dati, quindi i nostri dati sono molto preziosi perché pochi dati, poche informazioni consentono di fare delle proiezioni molto accurate, molto precise e questo è un po' anche un campo che recentemente si è affermato del machine learning, cioè di algoritmi che imparano sui dati e che quindi permettono a chi li possiede di avere un potere importante su di noi, di poter influenzarci, di poter dirigerci i prodotti. Quindi è senza dubbio una tematica importante da un punto di vista anche morale, da un punto di vista etico. Ecco, ma Certamente, diciamo, professor l'utilizzo Guglielmi, di su questi questo, algoritmi ma della matematica è delicato. su questo volevo chiederle, ma è possibile parlare di una matematica etica? Voglio dire, in fondo quello che Allora, fanno appunto i matematici è quello di mettere a disposizione degli strumenti sempre più sofisticati, ma probabilmente non è lo strumento il problema.
Ovviamente, certo, diciamo, la scienza mette a disposizione, non solo la matematica, la scienza mette a disposizione della società strumenti sempre più evoluti, e chiaramente la computer science, l'informatica, la matematica, diciamo, unite al fatto che adesso i computer sono sempre più potenti e la potenza computazionale, la capacità di calcolo che si ha oggi è infinitamente più grande a quella che solo si aveva 10 anni fa o 20 anni fa. Quindi, la scienza ovviamente non è etica in sé, certamente va associata alla scienza un'etica, cioè l'utilizzo della matematica, l'utilizzo dell'informatica, l'utilizzo di tutta la scienza va naturalmente disciplinato secondo delle regole etiche, secondo dei comportamenti. Quindi i dati personali naturalmente sono fatto importante anche da difendere, quindi sono d'accordo che ci si debba porre la questione. Certamente la matematica, cioè la scienza fa grandi progressi e siamo noi che dobbiamo associare a questi grandi progressi, a queste enormi capacità computazionali che abbiamo, quindi anche di influenzare la società, siamo noi che dobbiamo affiancare dei principi. E naturalmente questo aspetto è un aspetto sul quale concordo, sul quale sia molto importante investire tempo e discussione. Grazie, grazie davvero al professor Nicola Guglielmi, che è il coordinatore dell'area matematica del Gran Sasso Science Grazie a Institute, voi, e buona lezione per domani. grazie a voi, Grazie, grazie al grazie molto. professor Arrivederci, buonasera. Guglielmi che ci ha appunto parlato, partendo dalla matematica di Google e Netflix, di come sia necessario anche, come dire, interrogarsi sugli strumenti che appunto la scienza è in grado di mettere a nostra disposizione sempre più sofisticati.